Chiederti un'altra cosa, riparto dal direttore Belpietro, perché oggi tu denunci il doppio pesismo del cosiddetto pensiero mainstream, citando il caso dell'omicidio di Don Roberto a Como, ucciso da un migrante tunisino che oggi però ha ritrattato, ma insomma pare che l'abbia ucciso lui e che pare questo migrante soffra di disturbi psichici, secondo il direttore della Caritas che lo sta seguendo da molto tempo. Qual è il pensiero mainstream su un caso di questo genere? Secondo il giudice che ha confermato l'arresto, non soffre affatto di disturbi psichici. Questa è un'invenzione che è stata raccontata per giustificare un omicidio che evidentemente aveva scosso e scuote molto l'opinione pubblica, e quindi si è detto che doveva essere per forza un pazzo, perché soltanto un pazzo può commettere una cosa del genere. In realtà, non è così. In realtà, quando si è cominciato a dire l'altra cosa che era incredibile, che la colpa ad aver armato la mano dell'omicida sarebbe stato l'odio, che in Italia ci sarebbe nei confronti di non si sa bene chi, ma si sottintendeva evidentemente dei migranti, Chi l'ha e detto quindi, questo, beh, Maurizio? l'ha detto il direttore della Caritas, che ha detto esattamente che questo episodio è frutto del clima d'odio che alcuni hanno nei confronti di, ha spiegato chiaramente quello che intendeva, ovvero nei confronti dei migranti. Questo è stato quello che mi ha spinto a scrivere quel commento che tu giustamente citavi. Ed è una storia, dal mio punto di vista, abbastanza assurda. Uno, perché 21 anni fa, che ha della stessa storia, proprio da quelle parti a Pontechiasso, un altro prete fu ammazzato. E allora però il vescovo non Ma diede il la pensiero colpa all'odio, mainstream, non chiede, Belpietro, qual è? perché tutti il pensiero, ma no, tutti i giornali, cioè oggi parlano, il problema del clima che c'era, questo era uno degli argomenti che è stato citato, B, la questione di questo, allora questo signore doveva essere necessariamente pazzo, perché solo un pazzo può colpire qualcuno che gli dà del cibo e l'aiuta. No, c'è qualcos'altro, c'è una situazione fuori controllo ed è la realtà che forse dovremmo guardare in faccia. Michela Murgia, vengo.